Nadia Bengala, noi la ricordiamo con Pierino torna a scuola. È passato un anno tempo, ma il fascino rimane sempre quello, ma soprattutto l'eleganza. Ti ringrazio. Cosa devo dirti, caro? Abbiamo fatto una bella serata, mi sono divertita, è stato tutto molto, molto fluido con queste nuove persone che ho conosciuto. E speriamo che questa prima edizione di questa rassegna nazionale abbia un percorso e continui per molto tempo, e io continuerò ad essere con voi. Una domanda semplice: cosa è cambiato dal cinema di Pierino ad oggi? Manca quel tipo di comicità, di divertimento? Perché poi in quel film probabilmente lei si è divertita più di chi l'ha visto. No, beh, no, devo dire che tante volte quando sei dentro, diciamo, alle riprese, non ti accorgi delle battute, è diverso, ti diverti molto di più quando lo rivedi, assolutamente. E l'ultima, quali sono gli obiettivi adesso? Qual è il futuro di Nadia Bengala al cinema oppure qualsiasi cosa? Guarda, ho un lavoro adesso dal 21 di dicembre al 6 gennaio a teatro De Servi a Roma, dietro via del Tritone, quindi al centro, facilissimo, e con la famiglia nel pallone. Quindi se vi capita di essere a Roma nel periodo natalizio, perché dal 21 dicembre al 6 gennaio ci sono tutte le vacanze, nessuna esclusa, di Natale. Hai detto la famiglia nel pallone, quindi com'è il rapporto con il calcio? Guarda, non parla di calcio specificatamente, però nella scena mio figlio è un calciatore famoso, quindi... Ma sono delle gag simpaticissime, perché è una commedia brillante, divertente. Quindi vi consiglio di venire a vederla, La famiglia nel pallone.